Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come lavorare ai ferri questo bellissimo punto. È un punto a rilievo, sono delle noccioline traforate. È una lavorazione molto particolare, però allo stesso tempo facile e anche veloce da realizzare. Non è un punto reversibile in quanto ha una parte che va sul diritto, come vedete, e una parte che va sul rovescio e si presta bene ad essere lavorata sia con filati più sottili ma anche con filati più doppi. È una lavorazione facile, quindi adatta anche per coloro che stanno iniziando da poco a lavorare ai ferri, per i principianti. Con questa lavorazione possiamo realizzare delle bellissime copertine, possiamo realizzare dei maglioncini e possiamo realizzare anche delle borse, proprio per la particolarità del rilievo. Allora, questa lavorazione si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 4 più 3 più 2 per il vivagno. Io il campioncino lo andrò a realizzare con dei ferri numero 5,5 e ho utilizzato un filato adatto. Bene, prima di andare al tutorial e prima di vedere come realizzare questo bellissimo punto, io vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Instagram che sulla mia pagina Facebook, di cui vi metto il link delle pagine giù nell'info box. Bene, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo punto. Allora, come vi ho detto prima, questa lavorazione si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 4 più 3 più 2, quindi io ho avviato 16 maglie più 3, 19 più 2 per il vivagno, in totale ho avviato 21 maglie e proseguo a lavorare il primo ferro. Allora, il disegno si sviluppa su 8 ferri di andata e di ritorno. Inizio a lavorare il primo ferro tutto a diritto. Poi, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri e di come si lavora la maglia a diritto e di come si lavora la maglia a rovescio, ho fatto un tutorial a parte di cui vi metto il link giù nell'info box. Allora, iniziamo a lavorare il primo ferro a diritto. Tutto a diritto, contando anche le maglie di vivagno, perché io, indipendentemente dal resto della lavorazione, la prima e l'ultima maglia le vado sempre a lavorare a diritto, perché sono maglie di vivagno. Quindi lavoro il primo ferro tutto a diritto, in questo modo, in ogni punto lavoro una maglia a diritto. Qua è terminato il mio ferro, lavoro la maglia di vivagno a diritto e ho terminato la riga. Ora devo lavorare altri 3 ferri a punto diritto, quindi uno già l'abbiamo lavorato, andiamo a lavorare altri 3 ferri nello stesso modo in cui abbiamo lavorato il primo ferro. Allora, terminati i primi 4 ferri a punto diritto, ora andiamo a lavorare il quinto ferro. E proseguiamo in questo modo: lavoro una maglia a diritto, la prima maglia di vivagno, poi lavoro 3 maglie a rovescio, una, due e tre, una maglia a diritto e di nuovo 3 maglie a rovescio, una, due e tre, una maglia a diritto e 3 maglie a rovescio, una, due e 3, una maglia a diritto e 3 maglie a rovescio, una, due e 3, un punto a diritto e 3 punti a rovescio, 1, 2 e 3, e chiudo con una maglia a diritto la maglia di vivagno. Quindi il quinto ferro non dobbiamo fare altro che alternare 3 maglie a rovescio con una maglia a diritto. Ora passiamo a lavorare il sesto ferro. Sesto ferro. Sesto ferro, lavoriamo le maglie così come si presentano.
Allora, lavoro la prima maglia di vivagno a diritto, le tre maglie che prima abbiamo lavorato a rovescio ora si presentano a diritto e le andiamo a lavorare a diritto, quindi 3 maglie a diritto e 3. La maglia che abbiamo lavorato a diritto si presenta a rovescio e la lavoriamo a rovescio. E proseguiamo a lavorare sempre per questo ferro 3 maglie a diritto e una maglia a rovescio. 3 punti a diritto e uno a rovescio. 3 maglie a diritto e una a rovescio e terminiamo il ferro con 3 maglie a diritto più l'ultima maglia di vivagno a diritto. Quindi per questo sesto ferro non abbiamo fatto altro che lavorare le maglie così come si presentavano. Ora iniziamo il settimo ferro. Allora, il settimo e penultimo ferro, qui dobbiamo prestare un po' di attenzione. Lavoriamo in questo modo, lavoro la maglia di vivagno a diritto, lavoro le 3 maglie a rovescio, una, due e tre. Ora si presenta qua la maglia che abbiamo lavorato a diritto. Quindi che facciamo? Puntiamo il ferro non nella maglia che sta sul ferro né su quella sotto, ma nella terza, qua, vedete? Puntiamo il ferro qua, lavoriamo un punto a diritto senza far cadere la maglia dal ferro. Facciamo così. Poi facciamo un gettato, facciamo passare il filo sul ferro, puntiamo il ferro nella maglia che sta sul ferro qua e lavoriamo un'altra maglia a diritto senza far cadere la maglia dal ferro. Così. Di nuovo faccio un gettato e ripunto il ferro nella terza maglia sotto dove abbiamo puntato la prima volta. Lavoro una maglia a diritto e lascio cadere la maglia dal ferro. Praticamente mi devo trovare con un gruppo di 5 maglie sul ferro. Vedete? 1, 2, 3, 4 e 5. Proseguo a lavorare le 3 maglie a rovescio. 1, 2 e 3. Di nuovo mi ritrovo la maglia a diritto, quindi punto il ferro non nella maglia che sta sul ferro, non in quella là subito sotto, ma nella terza qua. Lavoro un diritto senza far cadere la maglia dal ferro. Faccio un gettato, quindi faccio passare la maglia sul ferro, punto il ferro nella maglia che sta sul ferro opposto qua. Lavoro un'altra maglia a diritto, sempre senza far cadere la maglia dal ferro. Faccio di nuovo l'ultimo gettato, ripunto il ferro nella terza maglia dove abbiamo puntato all'inizio, lavoro una maglia a diritto e lascio cadere la maglia dal ferro. Quindi mi ritrovo di nuovo con un gruppo di 5 maglie. Ancora lavoro le mie 3 maglie a rovescio, 2 e 3. E di nuovo faccio la stessa operazione. Punto il ferro nella terza maglia qui sottostante, lavoro una maglia a diritto senza far cadere questa maglia dal ferro. Faccio un gettato, punto il ferro nella maglia che sta sul ferro opposto, in questa qua. Di nuovo lavoro un diritto senza far cadere la maglia dal ferro. Faccio di nuovo un gettato, ripunto il ferro nella terza maglia. Lavoro una maglia a diritto e faccio cadere la maglia dal ferro. Lavoro le 3 maglie, una a rovescio, due e tre. E vado a lavorare, diciamo, la mia ultima nocciolina. Di nuovo, punto il ferro nella terza maglia sotto. Lavoro una maglia a diritto senza farla cadere. Faccio un gettato. Punto il ferro sulla maglia che sta sul ferro opposto, lavoro un diritto, sempre senza far cadere la maglia del ferro, di nuovo un gettato, ripunto il ferro nella terza maglia sottostante, lavoro una maglia a diritto e lascio cadere.
lavoro i miei ultimi tre punti al rovescio, 1, 2 e 3, e chiudo con una maglia di vivagno a diritto. E questa è la situazione in cui ci troviamo. Ora dobbiamo andare a lavorare l'ottavo e ultimo ferro. Bene, una volta che siamo arrivati all'ottavo e ultimo ferro del modulo, proseguiamo a lavorare in questo modo. Lavoro la prima maglia di ragno a diritto, lavoro le tre maglie a diritto, una, due e tre, e poi qui si presentano ora il gruppo di 5 maglie che abbiamo lavorato nel ferro precedente e le andiamo a lavorare tutte e 5 insieme al rovescio. Mi raccomando, prendete tutte e 5 e le andiamo a lavorare al rovescio, tutte e 5 insieme, così. Di nuovo lavoro le 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3, e lavoro il gruppo di 5 maglie che si presenta subito dopo, vedete queste qua. E vado a lavorare al rovescio come abbiamo lavorato prima. Ecco, cerchiamo di prenderle tutte quante, anche se qua, tutte e 5, così. È un po' stretto mettere il ferro all'interno perché comunque sono tutte, sono 5 maglie che abbiamo preso da sotto. Quindi dobbiamo prestare un po' più di attenzione, un po' più di impegno. Lavoriamo le 3 maglie a diritto, una, due e tre, e di nuovo dobbiamo lavorare, magari le tiriamo un pochino così, così. Di nuovo le 5 maglie insieme al rovescio. Prendiamolo tutte e 5. Questa è la parte un pochino più qua. Di nuovo lavoriamo le 3 maglie a diritto, una, due e 3, e di nuovo le 5 maglie insieme al rovescio. Così. Lavoriamo le ultime 3 maglie a diritto e l'ultima maglia di vivagno a diritto. E questo è il risultato della nostra lavorazione. Vedete? Queste noccioline traforate. Ora, per andare avanti, non dobbiamo fare altro che ripetere dal primo ferro, quindi dai primi 4 ferri che abbiamo lavorato appunto legaccio. Quindi ripetiamo questi 8 ferri per tutta la lavorazione che desideriamo realizzare. Io vado un po' avanti con il mio campioncino e quindi vi farò vedere l'effetto che fa questa lavorazione. Bene, sono andata avanti con il mio campioncino e questo è il risultato. Vedete? Queste noccioline traforate, quindi in modo molto semplice e anche in modo molto veloce abbiamo realizzato un bellissimo punto. A un certo punto, come avete visto, nell'ultimo ferro, nell'ottavo ferro, quando andiamo a prendere le 5 maglie insieme al rovescio, lì c'è una minima difficoltà quando andiamo ad inserire il ferro, quindi dobbiamo stare attenti, possiamo prestare attenzione a prendere sempre tutte e 5 le maglie. Poi per il resto cioè, scorre velocemente. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata di aiuto e soprattutto spero di avervi dato qualche idea in più, qualche spunto in più per poter realizzare un vostro progetto. Se avete qualche dubbio, se avete qualche domanda, se avete qualche richiesta, qualche consiglio, lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!